Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a imparare il riff numero 6 del mio metodo avanzato sullo slap. Benissimo, allora anche questo ha un bel incastro. Andiamo a vedere nello specifico. Partiamo sul quarto sedicesimo, quindi noi dovremmo cadere su un mi a vuoto sull'1, quindi partiamo già sul 4 facendo questo. Partiamo in batter sul quarto con un la acuto in corda di re al tasto 7 con un pull off, quindi strappiamo il la. Facciamo un pull off che cada sul sol, poi appoggiamo un mi con il pollice e poi ristrappiamo il sol. Abbiamo 4 note, 1, 2, 3, 4 e poi mettiamo un mi a vuoto che sarebbe l'1. Poi lo riutilizzeremo a fine della seconda battuta per ricominciare. Veniamo al secondo groove. Questo è bello perché viene fatto praticamente quasi tutto con la corda di mi, ma con delle tecniche diverse. Abbiamo il primo mi suonato, secondo sempre sulla corda di mi e una ghost note fatta con la mano sinistra, il terza. La terza nota è un'altra ghost fatta col pollice, quindi 1, 2, 3. Attenzione al 2, non deve uscire la nota. Vedi, se schiacci troppo esce una nota, invece deve essere un colpo sordo. A me piace farlo sentire inizialmente così, perché deve avere questo suono. Da questo lato è molto più facile, però peccato che dobbiamo suonare dall'altra. Quindi 1, 2, 3. E il 4 è di nuovo un mi suonato. 2, 3, 4. E poi ribattiamo un altro mi suonato. Scusa. E ripartiamo sempre con un 3, quindi thumb, hammer, ghost, thumb, ghost. E poi andiamo a strappare un sol acuto. Quindi... non so se puoi contarlo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 con l'ultima nota suonata su. Ah. Ok, esercitati solo su questo inizialmente, anche solo con una batteria. Un po' alla Les Claypool come tecnica e come rimbalzo. Dopo andiamo a prendere un sol fatto con il thumb al tasto 10 della corda di la e il suo sol e la sua ottava, sempre molto strappata. Questo sol lo prendiamo con uno slidino, possiamo partire più o meno da un tono, mezzo tono sotto, però il battere del sol deve cadere sul terzo quarto in questo caso. Ok? Dopo andiamo a fare un pull off, spostiamo la mano, sol e fa. Questo qua sarà poi ricorrente. Quindi sol fa col pull off, poi andiamo a prendere sempre con lo slidino un mi e mi. Basso, mi strappato e poi un re re. Attenzione che i pull off sono in sedicesimo, un, questi sono ottavi invece, e poi ripartiamo da capo. Quindi proviamo a farlo insieme lento, messo 70, 2, 3 e... Yeah.
e poi riparte. Adesso io ho suonato fino al terzo quarto, poi abbiamo di nuovo il riff che va a rilanciare il mio vuoto. Spero che riuscirai a fare questo incastro, prendilo prima a parti separate e poi vai ad unirlo. Grazie per aver visto il video fino alla fine e noi ci vediamo alla prossima. Non me lo ricordo più.